sono 6 anni che Paolo è stato rapito a Racca, dal 29 luglio del 2013. A 6 anni dal sequestro in Siria del sacerdote gesuita padre Paolo Dall'Oglio, per la prima volta alcuni suoi familiari hanno convocato una conferenza stampa. Il silenzio non può dire che sia morto, chiunque abbia informazioni le dica, è importante che si parli di lui, hanno detto le sorelle Francesca Immacolata e il fratello Giovanni, parlando questa mattina a Roma all'Associazione Stampa Estera. Sono 6 anni che non abbiamo mai nessuna conferma con notizie che vanno da Paolo morto nei primi momenti, portate avanti con molta intensità, a notizie che parlano di trattative nel 2014 con i servizi, a notizie ultime uscite a fine febbraio, primi di marzo. Penso che le ultime notizie possano essere vere, la speranza non mi ha mai abbandonato. Solo nel 2018 la famiglia Dall'Oglio ha avuto una valigetta di padre Paolo recuperata a Racca, una valigetta che era in Italia già dal giugno 2014. E non si capisce perché non si indaghi a Racca, dove la guerra è finita nel novembre 2017. Il Dipartimento di Stato americano ha offerto 5 milioni di dollari a chi darà notizie utili su chi nel 2013 ha sequestrato 5 religiosi cristiani, tra cui padre Dall'Oglio. Voce scomoda per l'ISIS e per il regime di Assad, che lo ha espulso nel 2012. Ma il pensiero della famiglia Dall'Oglio va ai quasi 60.000 scomparsi nella guerra in Siria. Noi chiediamo che si possa avere qualche conferma e qualche notizia su Paolo.